Finisce con un pareggio sostanzialmente giusto il derby dell'MLB tra Borgosesia e Gozzano. In cronaca, dopo 5 minuti, caduta in area di Dilernia, forse toccato da dietro, per l'arbitro però è simulazione. Cartellino giallo al 10° punizione alta di Troiano. Al 18° testa di Pavan, brividi per il Gozzano, con Milan che poi è bravo in uscita bassa ad anticipare un attaccante di casa. Al 29° angolo di Troiano, esce male Fiorio, carambola e clamorosa traversa colpita da Michailoschi. Al 42° errore di Milan, Pieraccini però non ne approfitta appieno calciando centralmente. Nel secondo tempo, dopo 90 secondi, schema su corner, Bottone fallisce un rigore in movimento. Al 9° tiro di Guidetti, deviazione, la palla che va a lambire il palo. Al 12° superbo cross di Pieraccini, Bottone al volo tra le braccia di Milan. Alla mezz'ora ci prova Lunardon, di pugno interviene Fiorio. Al 37° occasionissima per il Gozzano, Guidetti recupera palla, se ne va in progressione, il suo sinistro si perde a lato per una questione di centimetri. Ne ha pieno recupero, viene espulso Ponti per un fallo da dietro su Troiano.